Ciao ragazzi, buonasera dalle pillole della botteguccia dei sigilli. Questa sera una pillola un pochettino polemica, di quelle diciamo che va nel solco delle live in più, delle live extra che io ogni tanto aggiungo a quella che è la caratteristica diciamo divulgativa o di discussione in ambiente crime, esoterico, eccetera, che riguarda la botteguccia dei sigilli. Perché ho visto una cosa molto particolare in rete, tra le 1500 miliardi di cose che ci sono, che mi ha portato alla mente quei discorsi che io ho fatto nella prima puntata della botteguccia dei sigilli relativi a Theodor Kaczynski, alla sua analisi della società industriale, il suo futuro e a quelli che sono i meccanismi sociali, demagogici, la distruzione praticamente dell'autonomia del pensiero. Ecco, per quanto fosse un bombarolo, ci aveva beccato molto e tra l'altro in futuro io dedicherò una puntata intera all'analisi del test di Theodor Kaczynski, Al secolo una bomber. Ma andiamo al punto, perché l'appuntamento di questa pillola riguarda quella che io ho chiamato la panchina inclusiva. Perché la panchina inclusiva? Andiamo a vedere immediatamente di che cosa effettivamente sto parlando, di questa panchina qua. Io panchine nella mia città di Milano con braccioli laterali e un bracciolo aggiuntivo centrale ne ho viste tante. Questa ha chiaramente catturato la mia attenzione perché è qualcosa di paradossale, ancora di più a causa del disegno, insomma della colorazione a arcobaleno che mostra, e mi ha fatto pensare insomma al fatto di mettere un sottotitolo, argomento demagogico numero uno, inclusione o inclusività, a questa pillola della botteguccia dei sigilli. Qual è il motivo? La panchina inclusiva. Ne ho viste tante, tante ragazzi, di panchine a Milano, nella mia città, soprattutto andando verso il centro, con un bracciolo aggiuntivo al centro per fare in modo che cosa? Per fare in modo che a tutti gli effetti i senza tetto non potessero sdraiarsi, specialmente nelle zone centrali della città, specialmente laddove il degrado dimostrato da una persona che già non ha da mangiare, non ha dove nascondersi, non ha dove evitare la pioggia e quant'altro, già tanto che il sindaco ci ha permesso di rientrare tranquillamente nei parchi con il rischio, sai, che cadono gli alberi a causa dei tornado che passano. Ma la panchina inclusiva che cosa fa? La panchina inclusiva evita ai senza tetto di potersi sdraiare, soprattutto appunto nelle parti centrali della nostra città, nelle parti verso il centro e nei parchi principali relativi alle zone limitrofe del centro della città di Milano. Sono sicuro che questo tipo di panchina è presente solamente nella mia città, ma chiaramente è paradossale che venga colorata coi colori dell'arcobaleno e che quindi venga introdotto questo concetto di inclusività su una panchina che non permette fondamentalmente a qualcuno di sdraiarsi. E questo è dichiaratamente l'obiettivo di quelle che è, insomma, la gestione comunale, la gestione sociale della nostra città. Ecco perché l'argomento inclusione mi porta alla mente di nuovo Theodor Kaczynski e mi porta alla mente che probabilmente è uno di quegli argomenti che, nel solco della distruzione dell'autonomia del pensiero e della volontà di introdurre degli argomenti demagogici che servono semplicemente a centralizzare il pensiero della popolazione, quando in realtà la classe dirigente, in particolare una classe dirigente di una certa posizione politico-psicologica, come vedremo anche negli approfondimenti poi del testo di Kaczynski, quando ve li presenterò, politico-psicologica più che politico, perché poi in realtà quando è centrista, indipendentemente che sia centrodestra o centrosinistra, la modalità di gestione dell'autonomia del pensiero della gente è sempre uguale, però mi ha fatto venire in mente questa cosa qua, questa panchina. Innanzitutto volevo fare con voi una riflessione molto veloce, mi sono preparato un paio di cose curiose. Innanzitutto sono andato a cercare nel dizionario del Oxford Languages su Google una semplice definizione della parola inclusività,
sostantivo femminile, tendenza ad estendere a quanti più soggetti possibili il godimento di un diritto o la partecipazione a un sistema o una attività. Evidentemente questo funziona per tutte quelle avanguardie che utilizzano questo termine inclusività in termini demagogici solo ed esclusivamente per instradare il pensiero ad alcune più o meno marginali o più o meno importanti riflessioni relative al genere, ok, piuttosto che al riconoscimento sessuale, ma non funziona evidentemente per i poveretti che non possono neanche sdraiarsi. Questo perché? Fondamentalmente perché certi discorsi sono la rappresentazione della classe dirigente, a cui fondamentalmente non gliene fotte un cazzo in realtà dei diritti o non diritti di quelle persone che chiama raccolta con questi argomenti demagogici, ha bisogno di strutturarle all'interno di un percorso di pensiero unico. Sicuramente per il senza tetto la panchina non è inclusiva. Sono andato a recuperarmi anche quella che è la definizione un pochettino più allargata che ci interessa in questo senso dalla Treccani, termine con cui si designano in senso generale orientamenti e strategie finalizzati a promuovere la coesistenza e la valorizzazione delle differenze attraverso una revisione critica delle categorie convenzionali che regolano l'accesso a diritti e opportunità, contrastando le discriminazioni e l'intolleranza prodotte da giudizi, pregiudizi, razzismi e stereotipi. Diversamente dall'integrazione, il cui focus primario è costruito dall'individuo in quanto segmento di una totalità organica distintamente delimitata, quindi distintamente dall'integrazione, che invece sarebbe in generale un termine inoppugnabile, impossibile da criticare, nel senso che laddove esiste una integrazione all'interno della società viene mantenuta un'identità individuale che a quella tra virgolette psichiatria della sinistra, così come definisce, quindi non in termini politici ma in termini psichiatrici, come viene definito nell'analisi della società industriale di Ted Kaczynski, evidentemente questo non funziona per esempio per gli individui che sono già fuori dalla collettività perché espulsi da quel sistema che certe persone dicono di combattere a favore di altre integrazioni, o meglio a favore di altre inclusività. L'inclusività postula la costruzione di contesti resi sensibili alla diversità, al cui interno l'azione sociale assicuri a ciascun soggetto eguaglianza di dignità, potere e rappresentanza. Fermiamoci qua: eguaglianza di dignità, potere e rappresentanza. Non sarà che fra una palla e l'altra questo tipo di discussioni vengono fatte principalmente per orientare il pensiero soprattutto dei ragazzi più giovani a occuparsi di questioni che poi comunque non vengono sviluppate in maniera da rispettare l'individualità, quindi nell'integrazione, ma esattamente forzatamente nell'inclusività, cioè nell'appiattimento? Non è probabilmente esattamente questo. 4 punti veloci, anzi 5, perché poi chiudo la pillola e vi rimanderò a un'analisi più lunga sia del testo di Kaczynski che di obrobri come questa panchina terrificante, perché sono termini un pochettino più complessi, ma li analizzeremo in maniera più completa. Di questi argomenti demagogici che io ho messo qua ben visibili in giallo oro, da che cosa derivano? Sovrasocializzazione. La teoria psicologica che parla dell'adescamento e poi dell'adattamento e poi dell'addestramento della popolazione a far parte di un nucleo societario completamente chiuso e appiattito al punto da fargli sentire una bassa autostima e una incapacità, come vedete al punto 2, di agire in maniera autonoma e di sentirsi male se ci si allontana dalla socializzazione. Eliminazione del processo del potere, che in termini veloci che cos'è? Identificazione di un obiettivo, mettere lo sforzo per arrivare a quell'obiettivo e giungere all'obiettivo stesso con una certa quantità di autonomia. Ovviamente, tendenzialmente, un impegno di tipo individuale, un impegno che porti sia soddisfazione che dopamina, quindi.
nel momento in cui viene eliminato e il popolo viene instradato ad avere il pensiero unico, come nel periodo in cui stiamo vivendo, c'è bisogno di inserire bisogni e attività sostitutive, tra cui per esempio la partecipazione a tutta una serie di attività inutili, quali l'utilizzo dei social network in maniera eccezionale, la partecipazione a sondaggi televisivi, a obiettivi in realtà irraggiungibili come una certa celebrità ridicolmente pubblicizzata, e anche argomenti demagogici che possano utilizzare tutto il popolo, non solo le piccole quantità di persone. Ed ecco che arrivano esattamente gli argomenti demagogici, laddove sono trattati nel periodo storico in cui viviamo, come questa incredibilmente pubblicizzata inclusione o inclusività, che ricordiamo dovrebbe rappresentare l'estendere a quanti più soggetti possibili il godimento di un diritto, la partecipazione a un sistema o a un'attività, ma evidentemente questo non è vero per le panchine, soprattutto nelle zone più ricche della città, per le persone che purtroppo un posto per dormire non ce l'hanno. Questo non è vero per le panchine arcobaleno, non è vero per tutte quelle panchine che non permettono ai senza tetto, non sufficientemente sovrasocializzati o inclusi nella nostra società, di poter perlomeno dormire tranquillamente. E viva l'inclusione! Se queste sono le panchine, beh, complimenti. Argomento demagogico numero uno: inclusione e inclusività, la panchina inclusiva. Io, Teo Crackapart, vi saluto dalle pillole della botteguccia dei sigilli e vi rimando alla prossima con un bacio. Ciao ciao.